sindaco che ha approvato, che diciamo, ha, come posso dire, iniziato il percorso, è l'attuale consigliere comunale Marini, la passata amministrazione, lo sapete tutti, non è che dobbiamo assolutamente un merito e responsabilità, insomma, quindi merito e responsabilità sono di chi ha iniziato e di chi ha finito, merito e responsabilità di quello che abbiamo fatto o di quello che poteva essere fatto meglio, di quello che è stato fatto che ovviamente ad oggi non è funzionale, non è l'assessore si spiegherà le motivazioni, perché bisogna anche essere trasparenti, ma cerchiamo di essere. C'è una bomba per qui. No, c'è un imprenditore che ci fa qualche cosa, io quello che anche dico una bomba. Bomba di proprietà privata, non la vogliamo tutti. È una bomba, forse mica noi. Vabbè, una brevissima, proprio brevissima cronistoria. Sì, ovviamente è un grande piacere che io non solo apprezzo, ma è doverosa la presenza di Giulio Marini. Una sottolineatura dell'intervento che ha fatto Giulio all'ultimo consiglio comunale, che non so quanto l'abbiamo percepito, ma non magari per distrazione. L'intervento del plus in genere, in particolare degli ascensori, non so, non è la cosa più importante quanto in questo momento farci servire praticamente il sagrario e servire la Valle del Domo, che di per sé sarebbe il punto più evidente, ma il segnale che l'amministrazione comunale, qui parlo nella continuità dell'amministrazione, ha voluto dare sul centro storico. E quindi questi interventi, secondo i principi del plus, dovrebbero favorire e stimolare altri interventi di carattere privato che vogliono praticamente riqualificare questa intera zona. Non a caso è stato riportato in varie discussioni l'ex ospedale grande. Questo l'ascensore che poi girò, quando cercheremo di spiegare, è funzionale anche a stimolare gli investimenti sul proprio ospedale. Ricordo che quando eravamo io minoranza e Giulio maggioranza, per esempio, accolse Marini un emendamento proposto proprio da noi, il gruppo del PD, di fare una fermata intermedia che potesse in qualche maniera incentivare dei privati, per esempio, a realizzare un parcheggio, no, interrato sotto via Sant'Antonio. E ora non siamo al punto di avercelo, però vi assicuro che questa novità che è stata introdotta sta, diciamo, stimolando interessi, no, nelle varie imprenditorie, nelle varie economie, affinché si possa ragionare anche su questo. Credo che sia anche importante, e questo, e abbiamo peraltro, fra breve, appena l'avremo istruito, le porteremo a conoscenza di tutti, abbiamo agli atti proposte di interventi, di investimenti di privati di notevole importanza per il centro storico. E non è un caso se queste proposte sono arrivate in questo momento. Sono arrivate in questo momento perché c'è un'amministrazione. C'è un'amministrazione. Perché c'è un giorno che sta passando. Serve Serve proprio per incentivare questi interventi che piano piano, vedo, con le difficoltà, le crisi economiche che stiamo vivendo, però stanno arrivando. Vabbè, veniamo allo specifico. Allora, questo intervento, che comprende non solo l'ascensore ma il centro servizi e l'area archeologica che sta a valle, è un intervento che è stato rendicontato in circa 2.300.000 euro. Circa 1.100.000 euro hanno interessato la struttura dell'ascensore, quindi pali, fondazioni, pareti, percorsi, eccetera, e 1.200.000 euro hanno interessato il recupero archeologico e la realizzazione del centro servizio. Ovviamente in queste cifre ci sono scavi, spese tecniche, IVA, insomma, questo è l'importo. Alcuni dati tecnici che sono sempre interessanti: c'è una velocità veramente importante all'ascensore, perché percorre di 10 metri di dislivello in 7 secondi, quindi meno di un secondo al metro, insomma è un impianto di alta tecnologia, trasporta 12 persone, quindi anche l'attesa è brevissima praticamente, arriva in 7 secondi per stare di sotto, quindi io mi auguro di vedere file, no? Che ci siano file fuori, e quindi significa che abbiamo veramente colto nel segno. Quindi ecco, siamo molto, molto soddisfatti di questo. Veniamo anche alle criticità, alle note dolenti. Io assicuro che l'amministrazione, in primis
il sindaco, ovviamente la storia, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Potevamo fare meglio, probabilmente, anzi certamente sì, ma non siamo stati a dormire, anzi ci abbiamo impegnato anche le ferie, ragionando, e non siamo andati neanche in ferie, proprio per dedicarci il più possibile ad ottenere questo parziale risultato. Perché questo? Lo dico così una volta per tutte. Intanto sgombriamo una questione. Il 28 dicembre non abbiamo fatto nessuna inaugurazione. Era un evento dovuto, obbligatorio, convenzionato con la Regione Lazio e con l'Unione Europea, dove dovevamo comunicare, era questo, dovevamo comunicare la chiusura dei lavori. Poi, come ogni casa, non è che voi fate una casa e la finite e ci andrà via il giorno dopo, perché non credo che funziona così. Bisogna andare all'Enel, chiedere l'acqua e il gas, bisogna andare all'Enel la luce, al gas, l'acqua, le fili. E così succede con l'ascensore. È un pochetto più complicato, perché bisogna richiedere questa licenza di esercizio che la rilascia un soggetto terzo, che è un po' una collaborazione tra Ministero e Regione Lazio. I tecnici, prima di questo... Si chiama che? Ustif, questo nome è così, si chiama Ustif. Prima di questo dovevamo praticamente affidare l'esercizio a qualcuno e abbiamo ben pensato di affidarlo a Francigena, ma con le esperienze passate delle società partecipate ci siamo premurati di chiedere pareri all'ANCI sulla legittimità di questo affidamento. Abbiamo avuto non solo pareri ma apprezzamenti per questa nostra iniziativa. La collaborazione Francigena è stata importantissima e fondamentale. Abbiamo dovuto far corsi per formare il personale per la gestione di questi ascensori, quindi da lì ha fatto questo passaggio di formazione, convenzioni con il manutentore, con la vigilanza eccetera. Soltanto a quel punto, con questa documentazione, abbiamo dovuto richiedere la licenza di esercizio, che è stata richiesta ai primi di luglio. Quindi anche i tecnici dell'Ustif sono stati solerti, sono venuti, sono stati pignoli, secondo me hanno fatto bene questi pignoli, perché poi non è che si collaudano un ascensore di questa portata, non tanto questo quanto quell'altro, senza tutte le verifiche di sicurezza eccetera. E quindi qua è andato tutto un po' più veloce. Dall'altra parte siamo stati non molto fortunati, però insomma succede, perché nel frattempo, da quando è stato iniziato l'ascensore ad oggi, sono cambiate le normative, no? E quando si sovrappongono le normative dei problemi ci stanno. Noi l'abbiamo realizzato con la precedente normativa, però la messa in funzione è entrata quest'altra. Allora, le due tesi che dicevano, secondo la prima normativa dovevamo mettere praticamente un'apparecchiatura che è banale, che l'impresa ha già ordinato, quindi... parlare di quanto? 5.000 euro, sull'intervento di 3 milioni e mezzo di euro, su questi tre rapporti. No, l'impresa comunque si è subito premurata a riordinare il 22 di agosto, è un sistema che praticamente cambia un po' tutti gli ascensori, che quando va via la corrente arriva a terra. Questa cosa nell'intenzione poteva essere ovviata, ovviamente con un gruppo di continuità, con altre cose, evidentemente questa scelta... la legge attualmente in vigore non lo obbliga. Io dico che è utile comunque a prescindere, no? Però si poteva tranquillamente aprire e darci un po' più di tempo. Non l'ha pensata così Lustif, e quindi ti va dato atto, siccome i tecnici sono loro, quindi certamente hanno ragione loro, io non sto criticando nulla, e questo ha comportato questi ritardi. Purtroppo ovviamente siamo capitati in mezzo ad agosto e questo è. Ci hanno assicurato, io date veramente, non li do più, e quando lo date, vi prego, è perché praticamente qualcuno me le ha date, insomma, però. Buona fede, cerchiamo di contare, certamente prestissimo verrà installata questa modesta insomma adeguamento, e quindi anche l'altro ascensore ci rivedremo lì a breve per inaugurare anche quell'altro ascensore. Quindi è un motivo di grande soddisfazione, un intervento importante, sono certo che faranno traino appunto ad altri interventi. Questo penso è insomma poi vede qualche altra notizia. Io innanzitutto sono soddisfatto perché va in porto un progetto che noi abbiamo creduto, realizzato, l'assessore Ricci sa bene, perché ha vissuto con me quali sono stati i momenti topici della brevità del bando che fu fatto nel 2011, quindi realizzare un progetto che fosse utile per la città, per il suo sviluppo, e credo che questo sia un inizio di, come l'ho detto già in consiglio, giustamente ha inteso bene l'assessore Ricci, pensare che questo è l'inizio di un percorso che la città si deve premurare di realizzare. Io credo in Viterbo, credo che
l'amministrazione che ha portato a compimento questo progetto ha creduto in quello che era stato fatto, perché in parte comunque sia l'ha vissuto, anche se il sindaco non era presente, ma i gruppi consigliari che hanno sostenuto il sindaco attuale erano presenti, hanno vissuto quel momento così, quella scommessa, perché probabilmente non tutti ci credevano che riuscivamo, la città di Viterbo, non Marini o chi per lui, la città di Viterbo riusciva a essere protagonista in quella storia. Oggi credo che si possa dare tutti quanti insieme, su questo ambito specialmente, una credibilità alla città affinché si moltiplichino gli investimenti che l'amministrazione comunale ha fatto in questi anni. Ecco, noi abbiamo bisogno, noi, tra virgolette, dal punto di vista degli amministratori, hanno bisogno del sostegno da parte dell'imprenditoria, non solo viterbese, ma anche da dove arriva, come l'ho detto già in consiglio, se vengono i cinesi, benissimo, se vengono i cinesi a fare gli investimenti perché credono nel nostro progetto, e io credo che questo solo potrà salvarci dal decadimento di un periodo storico che non vuole essere sulle spalle degli amministratori locali viterbesi, ma a livello nazionale. Credo che i comuni non possano, per la natura del momento critico economico, non possono vivere tranquilli se non c'è un investimento da parte anche degli investitori privati. Un dato particolare. Posso? Prego. No, finisce quanto tempo. Proprio velocissimo. Io devo fare un ringraziamento forte agli uffici, ai dirigenti che sono preceduti, in particolare l'ingegnere Della Vicari, che è stato l'ingegnere che ha più lavorato in questo ambito. E vorrei sottolineare questo. Io sono stato nominato al sindaco assessore ai lavori pubblici nel 4 credo, dicembre del 2014. Comunque l'anno e mezzo 14. Quindi il plus, i lavori sono partiti non perché l'ho fatti partire io, però casualmente in quella data, quindi sono stati terminati il 31-12. Viterbo è una delle poche realtà dei 16 città destinatari di finanziamenti plus che ha finito i lavori, una delle poche. In un anno e mezzo sono stati realizzati 10 milioni di interventi. Allora voi trovatemi su una ricerca, per curiosità, se un cantiere 10 milioni e mezzo in Italia si realizzano in 15 mesi. Questa è una rarità e quindi all'ufficio questa cosa va dato merito, è stato pure fortunato. Aspetta, ti do ancora un dato in più prima di lasciare la parola al sindaco. Nessuno ci avrebbe creduto che riuscivamo a realizzare questa opera. Perché è un conto questa opera, è appunto. Insomma, è un ottimo segnale, insomma, no? Quindi è un conto, siamo noi che abbiamo costruito. È un conto questa opera così delicata, ma è un conto sviluppare progetti, per esempio, di riqualificazione del mare, della viabilità marina, perché sono stati approvati anche questi progetti. Questo è il progetto più complicato, più difficile, e apposta ha fatto bene Alvaro a ringraziare l'ufficio perché sono stati esemplari. Allora io aggiungo soltanto una riflessione. Io credo che insomma, questo insegna che le amministrazioni devono andare avanti senza soluzione di continuità, soprattutto nei lavori pubblici, soprattutto nelle scelte prese. Io non dirò mai, anche se magari lo posso pensare, come giusto che sia la diversità poi di ognuno, non dirò mai che non ho condiviso una scelta fatta da altri, sia nella vita amministrativa, sia nella vita di impresa, eccetera. Le scelte fatte, soprattutto quando sono insieme, si portano avanti. Insegna su questo anche lo stesso sindaco 5 Stelle Pizzarotti, che ha fatto la campagna contro l'internalizzatore o inceneritore eccetera, poi alla fine le scelte si portano avanti. Anzi, io sono franco, quella pensierina lì, devo dire che una volta con Marini sindaco, io non ero ovviamente sindaco, né facevo politica perché facevo presidente di un'associazione agricola, parlammo di fare lì
un punto per i prodotti tipici. Io non è che voglio dire oggi tu me l'hai rinfacciato, no, nemmeno io. Io sono contento se lo fai. Oggi facciamo un'altra cosa perché ovviamente, diciamo, con ragionamenti che si sono poi evoluti nel corso del tempo, abbiamo pensato a questa sorta di urban center, di spazio, insomma, ufficio turistico, che in pratica può essere anche, per carità, una esposizione di qualche cosa di qualità, però voglio dire, è bello anche in corso d'opera, se necessario, fare delle modifiche migliorative, ma non è che uno ritorna indietro, ah, non avrei fatto quello, ah, non avrei fatto questo, ah, non avrei fatto quale fa. Io queste cose non le dirò mai. Poi posso essere d'accordo o non essere d'accordo su alcune cose, però me ne tengo per me perché, diciamo, ci vuole anche un po' di, come posso dire, di etica amministrativa, di stile amministrativo, dove secondo me bisogna credere nelle cose che magari sono state pensate prima di noi. Credo che questa è la dimostrazione che l'amministrazione, questa amministrazione ha ritenuto di, anzi, di non di proseguire, ma di accelerare proprio tutto quello che era possibile per arrivare ad una conclusione di spese, anche quanto erano 13 milioni, 14 milioni di euro, che in qualche modo poi hanno dato questi risultati. Quindi questa è la riflessione che voglio fare per dire che, insomma, dobbiamo superare un po' la logica della politica, di quello che ha fatto l'altro, che comunque è fatto male perché l'ha fatto l'altro. Ecco, non mi appartiene, lo dico sinceramente. Posso condividere o non condividere, però a livello di sindaco non dirò mai una cosa che magari non condivido che è stata fatta. Lo dico per stile proprio di amministratore. Credo che l'ascensore, l'assessore ha detto che c'è qualche problema, ma insomma sono problemi irrisolti. Poi questo che stava in ferie, che non si è trovato, diciamo pure questo. Non volevo stare nel particolare. Insomma, poi ci sono anche delle piccole cose dovute alla cosa. Però a questo punto c'è un inizio, che è questo. Mi auguro che veramente a distanza di qualche settimana, posso dirlo, mi auguro, insomma, possa funzionare pure l'altro, perché i problemi sono risolti, manca soltanto questo accesso per avere la licenza d'esercizio, e quindi poi finalmente che stamattina stanno lavorando. Ringrazio ovviamente Giulio Marini, mi fa piacere che è presente proprio per questo tipo di ragionamento, che io penso di interpretarlo anche a nome suo, che le opere pubbliche non sono né di Marini né di Michelini, sono della città. E allora, quando le opere pubbliche sono della città, tutti dobbiamo partecipare, ognuno magari avrebbe fatto meglio, per carità, e questo fa parte un po' della logica della concorrenza di cui la politica dovrebbe essere interprete, per carità, però quando sono fatte sono di tutti noi, e con questo spirito credo che possiamo accedere, perché c'è l'ascensore non solo nostro ma anche dei turisti che sono arrivati. Quello di che stanno lavorando giù, perché eravamo convinti di farlo per te. Ora, hai visto che come ci manca di male. Oh, funziona come? Funziona. Anche lei deve aver fatto qualcuno cronometro su 7 secondi. All'altro 7 secondi. Questo. No, è un ascensore che serve pure principalmente. Ah, oh, così detto bene. Tanti perché quando dicono serve a voi. Lui, soffia l'inaugurazione dell'ascensore. Perché a me non mi serve, non ho capito. Pronto? Guardate, per i disabili ci si diventa pure, non è che no, allora, ah, ecco, sugli orari, ecco, ribadiamo questo concetto, poi ecco c'è il sindaco, vabbè, che mi conforterà, insomma. Adesso allora, gli orari stabiliti per ora in questa prima fase di attuazione sono 7:30, 7:30, 20:30. Per Santa Rosa io direi di vedere, comunque di vedere con Francigena qual è l'afflusso, la richiesta, ed eventualmente prolungare la sera almeno direi fino a mezzanotte per il 3 e il 4, diciamo il 2 e il 3. Il 3 qui ci sono fuochi, ma il 3 però se lo utilizza, che lo so, vediamo insomma perché se... Perché è importante visto che c'è il sacrario aperto al trasporto, qui non parcheggi, però magari se...
però di sotto. Che già hanno fuori, entrano e vanno direttamente. Insomma, ecco, beh, si può sicuramente fino alle, perché dopo le 11 scatta l'ordinanza per i fuori, e vale le 11. Possiamo fino alle 11 si può valutare il giorno tra grassi. Visto che la macchina mi va sagrare. Valuteremo insomma se magari prolungare, se ci vediamo di crescere, c'è afflusso. Dopo c'è un'ora oltre la quale però qui non ci devono stare, perché c'è l'ordinanza, mi sembra dalle 11. Vediamo se fuori, un'ora prima di fuori c'è l'ordinanza. Quindi diciamo Santa Rosa è probabile il prolungamento fino a mezzanotte. Sì, non è probabile, se c'è necessità lo faremo, insomma, se vediamo che c'è affluenza, che c'è richiesta, insomma lo... Ma prima dovete vedere che la sera. La sera è 4, sì. A 4, cioè quando c'è il partito. Fino alle 11. Fino alle 11, sì. Alle 11 chiudono. Fino all'ordinanza. Fino all'ordinanza. Fino all'ordinanza, vedremo insomma di... Sì, le 11 pare che sia, no? Sbaglio. Perché anche i ristoranti alle 11 devono cominciare a sfondare. Un'ora prima di fondo, sì. Quindi lo vedremo. Dicevo che laggiù stanno facendo l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'ingresso all'altro ascensore, perché noi ovviamente puntavamo di aprirlo, quindi c'è questo dosso molto leggero che praticamente parte e arriva esattamente ai 17 centimetri di marciapiede, poi riscende, c'è la cartellonistica, e quindi in modo che chi ha difficoltà di deambulazione può tranquillamente accedere. Il percorso dell'ascensore è peraltro anche percorso per i non vedenti, quindi sono i percorsi proprio adatti per capire dove stanno, eccetera. Quindi è una struttura veramente insomma all'avanguardia. Adesso peccato questo inconveniente. L'ufficio turistico. Deve arrivare questo pezzo. Deve arrivare questo pezzo che è completo, manca soltanto questo, e anzi noi contavamo che lo potevamo aprire pure, purtroppo. Qui fa un piccolo inciso, una riflessione, cioè nei comuni più virtuosi viene delineata una linea di sviluppo a medio e lungo termine di concerto con maggioranza e minoranza. Quindi quello che diceva lei, cioè sarebbe anche anacronistico dal punto di vista degli obiettivi comuni, io credo. Insomma, i grandi obiettivi sono comuni, poi magari uno può spostare. No, perché l'ha pure scritto sul centro storico. Mi pare pure sul centro storico, adesso al di là, scusa Giulia, ti ho interrotto, al di là diciamo di qualche strumentalizzazione che è normale che ci sia, non mi pare che ci siano tutte queste distanze, insomma, no? Cioè io ho detto, dico, secondo me a una parziale pedonalizzazione di certo storico bisogna arrivarci. Poi qualcuno non l'ha scritto, ha scritto diciamo piano del traffico, qualche altro 5 Stelle hanno scritto incentivare il mezzo pubblico. Però di fatto, diciamo, quello insomma, è un aspetto però di una visione generale che ci dovrebbe essere sul centro storico, sulla caratterizzazione tipo commerciale, turistico, cioè quella è la visione, diciamo. Nessuno però dice che il centro storico va abbandonato a se stesso, mi pare che... Cioè dire la pedonalizzazione sì, ma che cosa è funzionale la pedonalizzazione? Funzionale, cioè, diciamo, farlo rivivere, riportandoci storico. Il turismo, riportandoci l'abitazione, attività commerciali, artigianali e cultura. Cioè se andate a Arezzo, no, andate magari... a Siena, vedete quello che c'è. Sfugge. Sì. Oggi qual è, io l'ho detto in concessionale, qual è il segmento, il tratto di centro storico che sta andando per la maggiore, dove i valori immobiliari non calano agli esercizi commerciali? Sono quelli dove abbiamo limitato il traffico, dove presenta la parte di un monumentale più importante della città, e questi interventi andranno a favorirla ancora, quindi non si poteva prescindere da non cominciare da lì, e sempre con gli interventi del plus. Ora se poi qualche altro pontepone arriva là, pontepone per non dire delinquente, senza mezzi termini, ricontinua a fatti vandalici, quella ormai è una realtà assodata. E non c'è storia di parcheggi, non parcheggi, faremo pure quelli, ma già va bene così, perché oggi è già così. Ma se tu vai là dentro, ma dove parcheggi? In quella zona ci sono 10 parcheggi dentro, quindi qual è la novità sconvolgente? No? Oggi verrà tutelata, anziché fare quei giri, quelle processioni senza nessun senso, da quando vanno messi, e speriamo entro il mese che ci siano, non ci saranno più. È un passo di civiltà, è un passo di rispetto, di tutela. Ma che gli devi fargli oltre quello che il mercato ha già fatto da sempre? Perché guarda che è pieno di bed and breakfast, è pieno di locali. Io mi auguro che si aprono anche locali di altro genere, che si possa aprire anche una pizzicheria di qualità, che si possa aprire qualche albergo, una forte spinta culturale, secondo me l'elemento culturale e turistica, quella zona no, la fitta di quella zona no, basta perdere le... No, io sto parlando della nuova, della nuova zona a traffico limitato che abbiamo deliberato. Quindi, guarda caso, quella di qua c'è un sacco di negozi. Lo so, però i miracoli, insomma, li fa il Palermo. Dovrebbe invece esatto. Di più. Però, guarda caso, quella zona che è soggetta a queste limitazioni è quella che si sta sviluppando di più.
più tu la tuteli e la sua tutela anche con il traffico, i turisti, c'è da vergognarsi quando andiamo lì e troviamo praticamente sì. le macchine in fila, i turisti, io stavo lì e mi dicevano ma che sta mangiando la città, è aperta al centro storico, io stavo lì con l'assessore, mi vergognavo, più una volta andavo via. Quindi credo che sia una cosa, come diceva il sindaco, condivisa da tutti, con le sfumature della politica, del politichese se vogliamo, ma tutti, e la gente lo vuole. Abbiamo andato via adesso, abbiamo interessato circa 1.300 famiglie, io non ho ricevuto, se non casi eccezionali ormai conclamati, una protesta, spiegazioni tante, ma come funziona? La gente è soddisfatta di questo, quando parlo la gente parlo nella sua stragrande maggioranza. E questo è l'antiintervento che sta dentro il plus, quindi c'è una visione che viene portata avanti, questo segmento l'abbiamo progettato noi perché era un segmento un pochino, non lo so, forse per tempi, insomma era un pochino messo da parte. E adesso quando è il 3 inaugureremo la pensilina, ma non è una cosa da poco. Significa i famosi bagni, oggi abbiamo 6 bagni attrezzati, tenuti bene, c'è una società che gestirà l'ufficio del turismo che gestirà anche questi bagni, ci sarà un deposito bagagli per turisti, che come succede dappertutto, uno arriva e dice boh, devo posare, magari va via, sta in un giorno. Il deposito bagagli del Fiumicino c'è qui nella Santa Rosa, che è una cosa quest'anno vogliamo dato. No, vogliamo dato all'amministrazione e all'assessore Barelli. Le persone mi dicono che poi, facciamo l'ufficio pure accoglienza disabili. Ragazzi, io sono voglio morire, diciamo, con il suo c'hanno le stesse prerogative.